Preparati. E eccoci in studio con Basket Mania. Dopo aver dedicato tantissimissimo spazio all'Ital Basket, è il momento, Ettore, dell'NBA. Gran finale. Abbiamo letto di queste novità per quanto riguarda il calendario, determinate cose da dire. Cosa ci puoi dire al riguardo? Sì, Nicola, sono uscite, diciamo, le prime giornate, mettiamola così, le prime partite della prima, i primi giorni di NBA. Allora, si parte il 17 ottobre, quindi prima di tutto, già la prima notizia è che si parte addirittura il 17 ottobre, quindi anticipato di più di 10 giorni. Dopo diremo anche i motivi di questo anticipo così ampio dell'NBA. Allora, il 17 ottobre si parte con le prime due partite. Subito big match, Cleveland-Boston, quindi l'ultima finale della Eastern Conference, e Golden State Warriors contro Houston Rockets, quindi Chris Paul e James Harden all'esordio contro i campioni NBA dei Warriors, che riceveranno l'anello proprio nella serata del 17 ottobre. Poi il giorno dopo, il 18 ottobre, altre due partite molto interessanti sono Philadelphia 76ers, che finalmente vedremo al completo con Ben Simmons, Markel Fultz e Joel Embiid, quindi gli ultimi, diciamo, le ultime due prime scelte e Joel Embiid, contro i Washington Wizards di John Wall. E poi a seguire San Antonio Spurs contro Minnesota T-Wolves, partita interessantissima per testare questi Minnesota T-Wolves, che sembrano possano essere la squadra che la sorpresa dell'anno prossimo, sì, contro i solidissimi San Antonio Spurs. Sì. Il 19 ottobre poi ci sarà l'esordio della coppia Westbrook-Paul George contro i New York Knicks di Kristaps Porzingis, e il derby di Los Angeles, il primo derby dei quattro della stagione, proprio la prima giornata, quindi Clippers contro i Los Angeles Lakers. Bella, bel derby. E per chiudere il 20 ottobre, poi le prime quattro giornate, ci saranno l'esordio dei Milwaukee Bucks nella nuova arena di Milwaukee contro i campioni in carica dei Cleveland Cavs. Vedremo Antetokounmpo come inizierà la stagione. E poi l'esordio dei New Orleans Pelicans, quindi il trio Rajon Rondo, Anthony Davis, DeMarcus Cousins, contro i campioni in carica NBA dei Golden State Warriors. Quindi Milwaukee e New Orleans, due squadre interessanti, alle prese con le squadre migliori della NBA. E poi sono state svelate le partite di Natale. Ci saranno ben 5 partite, quindi avremo tanti regali da scartare il 25, sì, sì. Il 25 dicembre. Si parte alle 18 con la sfida tra i New York Knicks e i Philadelphia 76ers, quindi una grande classica della Eastern Conference, un po' decadute le due squadre. Alle 21 poi solito match di Natale che non ci farà uscire di casa, cioè Golden State Warriors contro Cleveland Cavs. Ormai quindi è diventato una postura per due del basket NBA. Esatto, Nicola, bellissima questa definizione. Poi alle 23:30 si va con Boston-Washington, che è diventata una grande rivalità negli ultimi anni, soprattutto lo scorso anno, gara 7 delle semifinali della Eastern Conference, vinta da Boston appunto in gara 7. OKC-Houston poi, quindi Paul George e Westbrook contro Chris Paul e James Harden. E per chiudere una sfida molto interessante tra i Lakers di Lonzo Ball e i Minnesota T-Wolves. Ultima nota per il calendario: la partita di Londra si giocherà l'11 gennaio, è l'ottavo anno consecutivo che si giocherà una partita in Europa. Questa volta saranno protagonisti i Boston Celtics, che già una volta o due anni fa sono stati protagonisti della partita di Londra, contro i Philadelphia 76ers alla prima diciamo trasferta a Londra, quindi Boston Philadelphia l'11 gennaio. I motivi dell'anticipo al 17 ottobre dell'inizio della stagione: non ci saranno più 4 partite in 5 giorni, quindi maggior riposo per i giocatori, riduzione dei back-to-back che sono stati ridotti da 16 a 12 per tutte le squadre all'interno della stagione, non si giocheranno più di 18 partite in un mese. Tutto questo perché? Perché l'anno scorso molte squadre, San Antonio Spurs, Cleveland Cavs, Golden State Warriors, mantenevano al riposo le proprie stelle. Sì, sì. E naturalmente cosa succedeva? Che magari io, tifoso, non so, di diciamo una squadra di Sacramento, andavo a vedere la partita contro i Warriors per vedere Kevin Durant, e Kevin Durant non giocava. E quindi, ma giustamente, non solo, però ricordo quella partita in cui i Golden State lasciarono a casa tutto il cucuzzaro contro San Antonio. Ecco.
appunto, per evitare questo, soprattutto per evitare che i tifosi non possano vedere LeBron James, magari mi capita solo una partita all'anno e posso vedere LeBron James e non poi scopro al momento che dopo aver comprato il biglietto che LeBron James non c'è, lì un po' ti incavoli, giustamente. Quindi per evitare, anche perché i biglietti costano dell'NBA, quindi per evitare questo, più diciamo più riposo, però anche l'obbligo non scritto di far giocare sempre i migliori e di non farli mai riposare. Tu dici che ci sia stato un accordo interno tra società e... Sì, ma io credo che ci saranno anche delle multe belle salate, come sono già state fatte in passato, per chi soprattutto in trasferta è stato vietato, soprattutto in trasferta, perché in trasferta non puoi far riposare i tuoi migliori giocatori, perché giustamente un tifoso di casa che vuole vedere LeBron James non può vederlo magari solo quella partita lì e non c'è. Poi in casa naturalmente puoi far riposare perché hai più rispetto del pubblico in questo senso. Ettore, brutte notizie, ci sono rimasti 3 minuti per fare i pronostici a est. Andiamo molto velocemente. Vai. Fuori dai playoff, Atlanta Hawks e Chicago Bulls, due squadre che hanno smantellato completamente e arriveranno nel basso bassi fondi della classifica, qua, diciamo volontariamente, tra virgolette, per ricostruire e avere nuove scelte al draft l'anno prossimo. Nets, sempre in fondo, Pacers hanno perso Paul George, resteranno fuori dai playoff, New York Knicks hanno migliorato poco, quindi non vedo come possano andare oltre, andare ai playoff. Philadelphia e Orlando, beh, Philadelphia l'ho messa fuori, non so, però potrebbe essere un rischio, perché Philadelphia se ha tutti sani può essere sempre pericolosa, vediamo un po', comunque una squadra mai nuova, mai più quindi. Philadelphia come gli altri anni, squadra che giocava a perdere, no, assolutamente no, vediamo un po', se l'obiettivo è qualificarsi ai playoff, vedremo, secondo me non ce la fanno, però vedremo un po', può essere anche che questo può essere un rischio, l'ho messi fuori, ma non sono tanto sicuro, va. E poi ci sono gli Orlando Magic, che sono sempre una buona squadra lì, però secondo me resteranno fuori alla fine. Io ho messo dentro i Miami Heat, potrebbero anche uscire al posto dei Philadelphia 76ers, non lo so, mi danno, ho fiducia perché nella seconda parte di stagione i Miami Heat hanno fatto bene, hanno avuto uno dei migliori record della Lega, secondo me possono continuare, sì, questo trend e alla fine qualificarsi. Ho voluto dare fiducia anche ai Detroit Pistons, perché dopo un anno in cui l'anno scorso doveva essere l'esplosione dei Pistons, perché ricordiamo 2 anni fa hanno lottato bene contro Cleveland nel primo turno e hanno dato fastidio con giocatori giovani, vediamo un po' se magari l'anno scorso è stato solo una stagione, no, quest'anno magari riprendono un po' il filo del discorso. Poi New Orleans Hornets, scusatemi, Charlotte Hornets, sì. Charlotte Hornets li ho messi al sesto posto. Salendo in graduatoria vediamo i Toronto Raptors, che comunque credo che hanno mantenuto intatta la squadra, forse hanno smantellato un po' la panchina, dovrebbero scendere un po', non li ho messi tra i primi 2-3, li ho messi al quinto posto. I Washington Wizards quarti, perché hanno rinnovato tutti e credo che Otto Porter, John Wall e Bradley Beal, in una Eastern Conference che si è indebolita nettamente, possono comunque portare al quarto posto la squadra di Washington. Al terzo posto ho deciso di mettere i Milwaukee Bucks, secondo me saranno la sorpresa, un po' come Minnesota T-Wolves dall'altra parte, sì, dall'altra parte, e io prevedo un Giannis Antetokounmpo, se non MVP, tra i primi tre. Tra i primi tre, sì, secondo me è una bella notizia. Giannis Antetokounmpo farà una stagione straordinaria quest'anno, me l'aspetto, mi aspetto l'esplosione definitiva, vediamo un po', spero che non... Sarebbe una grossa novità, penso che sia il primo europeo sul podio di questa speciale classifica. No, Dirk Nowitzki, oh, oddio, Dirk Nowitzki ha vinto l'MVP. Steve Nash non è europeo, è canadese, però comunque diciamo non americani, no, io credo che, ma spero che Antetokounmpo possa fare bene, e come tutti i Bucks c'è Barry Parker, Brogdon che al secondo anno è esploso, il primo anno è stata una sorpresa, quest'anno farà ancora bene. Ai primi due posti sempre loro, Cleveland Cavs e Boston Celtics. Allora, tutti dicono che i Celtics arriveranno primi a est, ma io secondo me metto Cleveland, perché Cleveland quest'anno avrà la rabbia, avrà la voglia di, soprattutto LeBron James farà una stagione da MVP anche della stagione regolare, a mio avviso, non so se lo seguite su Twitter, ma si sta allenando in modo incredibile come sempre, pompatissimo più che mai, e quindi secondo me alla fine i Cavs potrebbero spuntarla contro i Celtics, ma sarà una lotta lì, non punto a punto, ma vittoria su vittoria. Assolutamente, Ettore, abbiamo fatto questa corsa per questi pronostici a est, quindi Boston, Celtics, Boston con Gordon Hayward si sono sicuramente rinforzati, hanno perso Avery Bradley, però
ho preso Gordon Hayward. Buon Ferragosto a tutti, ci salutiamo con la nostra ormai sigla di chiusura, Chiara Crispo. Ciao ciao ciao, ciao.